Il mare è bellissimo, è scritto dagli uomini, le dita per leggere ne svelano il codice, poi costruirono Atlantide, mio amico aprì gli occhi per non farmi prendere, ma è stato impossibile. Essere sazio e purissimo, così non ebbi paura, ed inghiottì delle capsule per evitare il dolore, e la città sorse liquida, enorme senza ragione. Il genio dimentica sua figlia in prigione, e intanto spreco di respiro umano, e intanto controllare gli occhi, e intanto il peso è troppo, il peso, il filo è teso, e nei traccianti delle munizioni che danno luce all'orizzonte, la solitudine che morde, mette sete, mette sete. È un viaggio senza destinazione, significa destinazione. È un viaggio senza destinazione, significa. È un viaggio senza destinazione, significa. Destinazione. È un viaggio senza destinazione, significa. Destinazione. Pochissimi, ed io mi misi a chiamare, ma non avendo risposte incominciai a camminare, perché anche i ciechi dipingono senza una vera ragione, per sentire il margine, per lasciarsi vivere. Ma intanto si è fatto tardi, e tardi diventa legge, e attendere è un'attesa sempre attesa. E intanto si è fatto tardi, contando gli ultimi istanti, provai ad invocare i santi. E vidi un'alba bellissima. Io vidi un'alba bellissima. Se un viaggio è senza destinazione, significa. Destinazione, un viaggio senza destinazione, significa. Se è un viaggio senza destinazione. Destinazione, un viaggio senza destinazione, significa. Molte grazie. Molte grazie. Molte grazie. Andrea Franchi, Luca Baldini, Marco Lazzari, Ciro Fiorucci, io volevo veramente ringraziare coloro che hanno organizzato questo festival, non lo conoscevo, ho ignorato la bellezza e la profondità di questo festival per troppi anni, chiedo scusa davvero.